mente sostiene Pereira, film molto bello, non so se avete avuto occasione di vederlo. Che cosa se ci ripensi ora? Il film è bello se la data è giusta del 96, diciamo, l'Italia del 90. Allora, guarda, se vuoi degli aneddoti, mettere a confronto due attori, uno come Marcello e un altro come Harvey Keitel, con cui ho fatto appunto Cocchino. Sono proprio due mondi diversi. Marcello era un attore che, pur avendo una scuola alle spalle, una tradizione, non si preparava al ruolo. Cioè, io mi ricordo che una volta, appunto, quando abbiamo girato Sostiene Pereira, c'era una scena finale che doveva essere conclusiva del film, intanto non stava già più bene. E doveva fare una lunga camminata in Rua Augusta a Lisbona, ed ero preoccupato perché non stava bene, non riuscirà a fare. Lui mi ha detto: "Non ti preoccupare, perché io adesso quando entro in scena divento un altro." E ha fatto questo, non so chi ricorda la scena finale del film. È una cosa sorprendente, perché man mano che veniva avanti sembrava ringiovanire, e poi tra l'altro con la sua voce fuori campo diceva appunto che gli sembrava di tornare giovane. Quindi Marcello era come dire, la non scuola, anche se aveva alle spalle una scuola, cioè lui improvvisava, non si preparava, veniva nel suo set e faceva quello che uno gli chiedeva. Parla che te. Io ho perso i capelli per colpa di Harvey Keitel, perché mi ha fatto impazzire. Cioè, lui per esempio, Harvey Keitel, proprio per dire un altro tipo di scuola, lui doveva andare da qua a là, e dice: "Senti, vai là." Dice: "Ma perché devo andare là? Cosa penserebbe mia madre?" Ma delle cose allucinanti, cioè, veramente, sono impazzito, io non so come ho fatto a finire quel film, mi ha fatto diventare pazzo. Cioè, ogni volta voleva sapere, ma io non sapevo niente, non... Devi andare là perché la macchina apre adesso è lì. Lui queste cose non le capiva. Ecco, sono due mondi completamente diversi. L'atto studio, di cui anche tra l'altro credo che sia presidente o qualcosa del genere oggi, l'atto studio è secondo me, una deformazione del metodo Stanislavski. Cioè, quando gli americani hanno scoperto Stanislavski, l'hanno fatto proprio e gli hanno messo di fronte delle cose che Stanislavski non aveva mai pensato. E invece il metodo, chiamiamolo il naturalistico, dei nostri attori, di molti nostri attori, è appunto quello di improvvisare, di essere il più naturale possibile, altrimenti essere il più artificioso possibile. Per un regista è meglio lavorare con gli italiani, più facile. Certo. Sul set, quando dirigi gli attori, che tipo di regista sei, Roberto? Nel senso, ci sono registi che... Non è che lasciano l'impressione dell'attore, no, però comunque hanno studiato il copione, danno delle piccole suggestioni e poi li lasciano andare. Ci sono registi, come sai, che invece interpretano la scena che poi l'attore o l'attrice devono eseguire davanti alla macchina da presa. Tu che tipo di lavoro invece fai, tendi a fare, se c'è poi un unico metodo, diciamo così, forense? Ma non so, non saprei risponderti. Cioè, secondo me esiste il copione che è stato elaborato, costruito, è difficile tra l'altro portare a compimento dopo un po' di tempo una cosa letteraria come un copione. Io mi attengo a quello, cioè non amo molto improvvisare, anche perché l'improvvisazione presuppone poi un tempo che non è quello che noi abbiamo a disposizione. Oggi fare un film è diventato molto difficile perché i soldi sono sempre meno di quello che dovrebbero essere e quindi non c'è tempo. E, per esempio, confrontarsi con un attore con Harvey Keitel si presuppone avere più tempo di quello che ha a disposizione. Bisogna essere molto rapidi, molto precisi, molto puntuali, è proprio perché corre il tempo del cinema, della lavorazione. È come una classifica, cioè ogni granello che scende tu hai consumato qualcosa. Quindi io tendo a non improvvisare, ecco, arrivare sul set molto preparato e non perdere.